due squadre che si battono a colpi di show, canto, ballo, recitazione, capitanati da due artisti famosi in ogni puntata. Questo è The Battle of Dreams. Se hai da 6 anni in poi e ti piace cantare, ballare, recitare, scrivi a dreamproduction@libero.it e vieni a vincere la tua battaglia di sogni. The Battle of Dreams, prossimamente su Più M. Ed eccoci, anche noi stiamo tentando di ricominciare, è partita anche una campagna fondi perché vorremmo riprovare a ricominciare sostenendo le scuole di danza. Tutti i concorsi hanno una quota di partecipazione, vorremmo provare questa volta a far sì che i partecipanti non paghino nessuna quota di partecipazione, anzi, ma che dalla produzione possa arrivare un gettone di presenza a tutte le scuole che vi parteciperanno proprio per ricominciare. Parte una campagna fondi, quindi riaccendiamo i sogni, vediamo in sovrimpressione il GoFundMe, perché io non so parlare inglese, ed eccolo, questo bello grande. Chi può ci aiuti? Ci ritorniamo alla nostra Confido in terapia. Oggi parliamo di animali e di anziani. Eh sì, quanto è importante per un anziano avere un animale? Io credo che sia davvero importante per una cosa semplice, la vogliamo dire tutta, la solitudine, no? Ovviamente gli animali ci aiutano in questo, ma tu pensa, ci sono delle ricerche che basta un'ora di vicinanza del nostro animale domestico ad aumentare del 25% l'ossitocina, che è un ormone della felicità, il famoso ormone della felicità. Quindi sicuramente un animale in casa per un anziano può essere di vitale importanza per il benessere psicofisico. Certo è che dobbiamo scegliere quello giusto, non è una questione di penalità, però è una questione di praticità, perché ovviamente un anziano, se per esempio scegliamo un cane, no? Che può essere quello che ci induce un po' più all'uscita, sicuramente alla socievolezza, però dobbiamo considerare le condizioni fisiche dell'anziano, cioè se non si può muovere, se non è abile, ecco, dobbiamo considerare per esempio un cane di piccola taglia che non porterà il padrone a camminare, a dover uscire, a strattonare, che è pericoloso. I cani di grande taglia possono essere pericolosi anche perché magari può tirare, quindi l'anziano può cadere, ma sicuramente un cane di piccola taglia è quello giusto per fare in modo però che... Però per esempio mi viene in mente a quanti anziani, no, con problemi di vista, c'è il cagnolone, perché sono quasi tutti poi di stazza medio-grande, diventano anche gli occhi di quell'anziano, ma certo, anche di una persona ma giovane. In questo caso, quindi, poi guarda che importanza. Apriamo un settore, no? Che è quello, sono dei cani da servizio che sono proprio addestrati per questo, e in quel caso il cane deve essere grande. Ma se scegliamo un cane per farci compagnia, per fare in modo che noi abbiamo i benefici della vitalità, della felicità, del prenderci cura di qualcos'altro e quindi non vivere la solitudine, ed ecco che il cane deve essere di una certa grandezza, che deve fare delle cose, certo, abbastanza semplici. Quindi Rita, quando un cane, quando un gatto, quando un altro tipo di animale? Beh, per esempio, il cane sicuramente ha una relazione con l'anziano molto più intima, no? Ci sono moltissime storie di persone morte dove il proprio cane va sulla tomba addirittura, sì, o in chiesa aspettano. Sì, perché si crea questa simbiosi. Il fatto che un anziano sta da solo e sta solo con il suo cane, davvero per il cane significa essere sempre con il mio padrone, e quando non c'è più io provo anche a starci vicino. Molti cani muoiono, non mangiano più, perché appunto cadono in depressione. È una cosa invece al contrario, che un anziano con la presenza di un cane, la depressione e l'ansia ovviamente diminuiscono vorticosamente. Il gatto, a differenza del cane, è ovviamente per tutti molto più indipendente, quindi magari in quel caso quello che bisogna stare attenti è scegliere un gatto non a pelo lungo ma a pelo corto, perché il gatto a pelo lungo ha bisogno di una serie di attenzioni, di pettinarlo, poi c'è i peli un po' dovunque, quindi no, bisogna un pochino considerare. E poi consideriamo, adesso stiamo andando verso l'estate, abbiamo tutti voglia di uscire, tutti abbiamo i cani, sicuramente portare una parte della nostra famiglia, perché i cani fanno parte della nostra famiglia, al nostro nonno, al nostro anziano di turno, certo, sicuramente lo renderà felice. Quando mi viene in mente, ecco, leggevo proprio su Facebook la storia di un cagnolino
che dopo la morte del suo padrone anziano addirittura fosse scappato di casa, adesso non ricordo bene la storia. C'è del sentimento, no, anche negli animali. È un senso di appartenenza, Ciro, perché per quel cane il suo branco è quell'anziano soltanto. Quindi quando quell'anziano va via, lui si sente spaesato, non sa più chi gli darà a mangiare, chi lo porterà fuori, è questo, no, quello che sente. Ed è davvero per lui un momento difficile, così come è per noi il momento difficile vedere questo cane che ovviamente soffre davvero in maniera umana, no, tra virgolette. Certo, quindi benefici per un anziano, ma per le persone in generale, nell'avere un animale domestico sono veramente tanti. Sì, tantissime. Io parlo del cane ovviamente perché siamo qui con Sissi, certo, a Confido in Terapia, che se ne sta andando in giro. Sissi, vieni. Vieni Sissi, vieni. Sì, lei sì. È un'esploratrice. Sì, è una cosa buona, sai? Eccola qua, Sissi, brava Sissi. Ciao Sissi, vuoi venire da mamma? Vieni, vieni, vieni qua. Che concorre per sì, il Guinness dei primati. Sì, abbiamo effettuato la prova insieme al nostro caro veterinario, adesso siamo in attesa di risposta. Ci avviciniamo alla bella stagione, purtroppo l'estate statisticamente ci dice che tanti sono gli animali che vengono abbandonati. Sì. Sensibilizziamo affinché questo non accade, perché l'animaletto non è un giocattolino. No, assolutamente, è un membro della famiglia e poi appunto facciamo in modo che i nostri nonni possano fare qualcosa. Se durante quest'anno di pandemia sono stato molto con i nipoti, perché la DAD, il lavoro, la gestione della vita quotidiana, adesso che possiamo un po' rilassarci, facciamo in modo che possano prendersi cura dei nostri pelosetti, così che loro non si sentano soli e non più impegnati da una vita che comunque in questo periodo era abbastanza attiva per i nonni, sì, per no, le nonne, e poi i nostri pelosetti non soffriranno il nostro abbandono perché non possono venire con noi. Grazie alla dottoressa Rita Menditto, Confido in Terapia, 338-6707-503, lo studio è in via Toledo 329, la dottoressa Rita Menditto è a vostra completa disposizione, sia per la Confido in Terapia, ma sia per i problemi di coppie legati anche alla sessualità, perché non ci nascondiamo, tante coppie vivono anche questo tipo di in questo problematica. Momento poi, no, furia di stare assolutamente insieme. Assolutamente sì, magari ti passa anche quel desiderio che bisogna... Magari qualche volta ne parliamo. Ne dobbiamo parlare, sì, perché bisogna... Come ravvivare, no, il desiderio verso il partner... Sì, sì. O sì, la sì, partner, senza andare a tradire. In radio parliamo di queste cose, diamo piccole delle pillole, poi magari insieme ne affrontiamo. Certo. Raccontaci, radio dove, quando? Io tutti i mercoledì alle 17 sono a One Station, ecco, insieme al mio carissimo amico Giampiero XP, e facciamo queste piccole pillole di psicologia, ovviamente orientate alle coppie. Seguite la nostra dottoressa su Facebook e su Instagram, così non la perdete di vista, anche perché Rita è una gran brava professionista, ma soprattutto una donna splendida. Grazie, una mamma, Ciro. Ti faccio gli auguri perché grazie, oggi è la tua festa. Grazie. E piena di vitalità e piena di tante cose da fare e da dire. Grazie. Se stiamo insieme lo sei anche tu. Sempre. Ci fermiamo per qualche istante e tu resti, perché abbiamo da affrontare, sì, un po' di tematiche particolari. Stiamo un po' esagerando con queste censure, con questo politicamente corretto. A tra poco. La raccolta fondi che Dream Group ha avviato, in sovrimpressione vi appare il link. Perché? Perché noi vorremmo tentare di ricominciare per noi, ma anche per le tantissime scuole dello spettacolo, di danza, canto, recitazione, che circolano intorno a quelle che sono le nostre principali produzioni oltre a Domenica Like, ovvero Ti va di ballare, The Battle of Dreams e Ti va di cantare. Concorsi, come è noto, come tutti gli altri concorsi, prevedono anche una sorta di quota di partecipazione. Ne vorremmo tentare di riniziare senza alcuna quota di partecipazione, anzi dando modo alle scuole di danza di avere un gettone di presenza anche per ritornare a vivere. Se potete darci una mano, ve ne saremo grati. Sui nostri social potete trovare in modo più ampio l'iniziativa, e lo spettacolo non deve mollare, riaccendiamo i sogni.